Buongiorno ragazzi, siamo con la nostra 790 Adventure R. Solitamente recensisco e provo motonomie. In questo caso invece ho deciso di portare la recensione della mia moto, dato che è una moto nuova, dato che l'ho presa tra le prime uscite e ci abbiamo fatto attualmente circa 8000 km. Quindi direi che abbiamo iniziato a testarla. Magari video meno interessante per chi mi segue quotidianamente, video più interessante per chi è interessato alla moto e magari ad un eventuale acquisto. Partiamo dal dire che cosa non è di serie, così capite che cosa ci ho fatto. Partiamo dall'anteriore, direi cupolino alto della standard, della versione standard. Questa moto avrebbe un cupolino basso da fuoristrada che però non para praticamente niente. Anche questo non è un cupolino di quelli molto coprenti, quindi lo definirei intermedio. Se si vuole qualcosa di più coprente bisogna andare sull'aftermarket. Grafiche che sono appena arrivate da Wob Design, che ringrazio, veramente molto belle. Ho ripreso il disegno originale perché mi piaceva molto, aggiungendo alcune rifiniture, cambiando un po' la grafica in alcuni punti, aggiungendo la grafica sul parafango che di serie non l'ha. Abbiamo cambiato i tubolari forniti da Outback Motortech. Gli originali sono semplicemente in plastica, secondo me non molto resistente, nel senso che da una scivolata coprono, da botte forti in fuoristrada non lo so, mentre questi tubolari sono più resistenti. Ho montato gli agganci per le borse in alluminio della SV Motec, ma questo magari vi interessa meno. Piastra sempre della SV Motec per il loro tris di valigie e specchietti regolabili per l'off-road. Passerei alla strumentazione e qui arriviamo al primo difetto, anzi primo e quasi unico difetto che ho riscontrato in questi mesi. Col freddo è arrivata a formarsi questa condensa. Si è appena formata, 5 minuti fa ero in moto, non c'era, però dopo un po' che si viaggia col freddo probabilmente si scalda la strumentazione e fa questa leggera, anzi nemmeno tanto leggera, condensa sui lati. Ho già parlato con KTM e è un problema che hanno riscontrato, su cui stanno lavorando appunto con una nuova strumentazione che verrà fornita ai clienti. L'unica cosa che magari non mi è piaciuta moltissimo è il fatto che questa strumentazione sia montata anche sul Duke 125, Duke 390, moto da 5-6 mila euro, mentre qua si parla di una moto che franco concessionario costa 14.190, quindi magari una strumentazione un pochino più di qualità me la sarei aspettata, simile a quella del 1290 Adventure. Abbiamo il KTM MyRide di serie, possibilità di collegare il telefono sia per la navigazione un po' stilizzata sia per le chiamate con l'interfono. Modalità rally che sulla versione base non c'è, praticamente abbiamo la possibilità di impostare una modalità rally che è un pochino più reattiva e la possibilità di settare il controllo di trazione da un livello di 1 a 9. Ma uscendo dalla modalità rally abbiamo 4 mappe motore. Partendo dall'ergonomia e la posizione in sella, vi parlo subito dell'altezza. È una moto abbastanza alta perché si parla di 88 cm di altezza, mentre 83 per la versione standard, date le sospensioni con minore escursione. Però devo dire che io non mi sono trovato per niente male. A primo impatto sembra altissima. Se metto giù tutti i due piedi, considerate che io sono 1,75, riesco a toccare con entrambe le punte abbastanza bene, diciamo in questa maniera qua, se metto entrambi i piedi. Però sappiamo tutti che stiamo più o meno un po' da una parte e come vedete tocco benissimo con tutta la pianta. Diciamo che sono al limite, se fosse un po' più alta mi inizierebbe a mettere in difficoltà. La cosa positiva è il peso, perché è una moto che pesa 189 kg, ma il baricentro molto basso, data anche dal serbatoio che esteticamente ad alcuni non piace, però appunto abbassa il baricentro e dà anche una bella copertura per le gambe quando si viaggia, soprattutto con questo bel freschino. La moto l'ho testata in molte condizioni, dal viaggio al divertimento su strada. Oggi faremo un po' di off-road, giusto per divertirci un po', però vi parlerò di tutto ciò che ho provato.
la posizione di guida veramente veramente comoda, manubrio all'altezza giusta, non ci porta con la schiena in avanti, è molto vicino, molto simile alla guida di un motard o di un enduro vero e proprio, quindi una posizione molto molto comoda, molto facile. La posizione delle pedane secondo me è perfetta, né troppo avanzata né troppo indietro, quindi riusciamo a tenere l'angolo del ginocchio intorno ai 90 gradi, quindi posizione molto comoda anche per quando viaggiamo. Adesso diamo un po' di gas. Come vedete la derapata si controlla veramente bene, sia per la sua erogazione sia per appunto la sua facilità di guida. Anche in piedi la moto si tiene bene fra le gambe, forse un pochino c'è un pochino questa plastica che dà un po' fastidio per quando la stringiamo. Adesso non ho un completo tecnico, quindi stringerla fra le gambe è un pochino più difficile. Sospensioni che lavorano veramente bene, un po' in tutte le condizioni. Mi sono trovato bene sia su asfalto sia appunto in fuoristrada. Non ho fatto ancora roba complicatissima, più che altro perché devo trovare la compagnia adatta, dato che da solo in posti molto complicati non voglio ficcarmici. Sospensioni che hanno 240 mm di escursione sia all'anteriore che al posteriore, completamente regolabili in estensione, compressione e precarico. Il motore è un bicilindrico fronte marcia 95 cavalli, che non sono per niente pochi. La moto ha un'erogazione particolare, per cui nella prima parte diciamo dai 2000 giri ai 6000 giri è una moto abbastanza tranquilla, diciamo, mentre sopra si sente la vera potenza. Quindi diciamo che può essere utilizzata in due modi, secondo me è molto comodo per il viaggio, per cui possiamo decidere di mantenere un'andatura tranquilla con una moto veramente dolce, sentite qua come scorre bene, oppure possiamo stare su di giri e avere una moto bella incazzata, mentre appunto se apriamo ai bassi regimi sentiamo una prima parte dove la moto è più moscia e poi inizia a prendere veramente potenza. Vi faccio sentire. Mentre per quanto riguarda l'elasticità, diciamo che in seconda riusciamo a scendere tranquillamente sotto i 2000 giri e riprendere senza troppi scuotimenti. Dalla terza in su, per esempio adesso siamo in quarta, un pochino ai 2000 scuote fino ad arrivare praticamente ai 3000, dove la moto diventa molto più liscia. Però ecco, è un po' nello stile KTM lo scuotimento e la moto un pochino più grezza. Quando vi ho parlato dell'ergonomia mi sono scordato di parlarvi della sella, che è la parte fondamentale. Non è una sella tra che metterei tra quelle morbide, ma nemmeno rigida, perché io ci ho viaggiato, ci ho fatto anche 4 ore di autostrada filate e devo dire che regge abbastanza bene. Secondo me è una buona via di mezzo, diciamo, per chi fa un po' di fuoristrada e quindi serve una sella rigida dove trasmette più sensazioni, e una sella comunque da utilizzare anche per i piccoli viaggetti. Quella della standard invece è molto dura, quindi secondo me è da cambiare subito. Ponticello, facciamo il saltino, vediamo se ci riusciamo. Sì, dai, è venuto abbastanza, un po' storto. Volevo provare a salire di qua, non so se è molto motoso oggi, quindi non so se conviene, però io ci proverei comunque. Tanta moto, quindi scivolava tanto, però come avete visto la moto, pur scomponendosi molto, riuscivamo a tenerla sotto controllo. Trazione giusta, non ho delle gomme completamente da fuoristrada, sono delle Mitas E07, date 50% strada, 50% fuoristrada, però mi sto trovando molto bene perché si riesce a fare un po' di tutto e due. Su strada tengono veramente bene, quindi già il fatto che si riesca a fare un buon fuoristrada è veramente ottimo. Le sue originali, ovvero le Karoo, erano forse un po' più adatte al fuoristrada, ma ragazzi, su strada tendevano veramente a scaricarti ogni volta che aprivi il gas in uscita di curva.
elettronica della moto lavora veramente bene. Abbiamo questo settaggio di controlli trazione che secondo me è una figata, perché a volte il controllo di trazione è un po' invasivo, facciamo fatica, perché col controllo di trazione attivo, che è più sicuro, abbiamo magari un intervento che ci dà fastidio quando vogliamo divertirci, mentre magari spento comunque andiamo a rischiare un po' di più. Mentre questo controllo su 9 livelli è veramente fantastico. Io ormai non lo disattivo praticamente più, perché lo tengo su una via di mezzo che ti permette di fare quell'impennatina, di driftare un po'. Bisogna imparare a convivere con l'elettronica, perché ci aiuta veramente tanto. Anche l'ABS è veramente una bomba, ABS che ci aiuta anche in curva, ABS cornering. Siamo in piega, dopo la curva cieca, anche mantenendo una buona velocità, c'era una macchina parcheggiata, un incidente. Andiamo a pinzare con l'anteriore, ancora un po' piegati. L'ABS interviene in ottima maniera anche da piegati. Adesso non ricordo se di qua la situazione è un po' complicata, però ce ne faremo una ragione. Peso un po' indietro, sfioriamo il freno posteriore in modo da non prendere troppa velocità, che lì c'è una bella curvina. Inizia a comparire anche del ghiaccio sull'erba, un po' di fanghiglia. Che ci fa scivolare un po' a destra e a sinistra. Direi che abbiamo trovato il limite di queste gomme, il fango. Praticamente non ci si muove con la ruota che gira a vuoto. Però appunto questo è dovuto più alle gomme che alla moto. Mi porto a vedere un bel posticino. Ecco perché è bello l'off-road. Oh yeah! Quando vi dicevo che c'era un po' di fango, non stavo scherzando. Quindi diciamo che per essere gomme del genere ce la siamo cavata. Passiamo dalla parte complicata, sì, dai. Fa una sega al 790. Io in viaggio ci sono andato in Trentino, ho fatto circa 1700 km in coppia, 400 km circa di autostrada e poi divertimento tra le curve, 400 km all'andata e 400 al ritorno ovviamente. E la moto si è comportata veramente bene, consumo medio veramente basso, si parla di, aspettate che qui è un pochino più, dicevo, consumo medio di 24 al litro ho fatto in viaggio, andando ovviamente più piano perché in coppia si va sempre un'andatura un pochino più tranquilla, spero lo facciate anche voi. In autostrada non si può pretendere tantissimo, perché non è un motore, non è un 1200, per cui diciamo che se si vuole mantenere dei consumi bassi e andare con calma, i 130 li riesce a fare veramente a regimi bassi. Per chi vuole mantenere velocità più alte, magari la moto acquisisce un pochino più di vibrazioni, un po' più di regimi alti, consumi un pochino più alti. Però ecco, diciamo che fino ai 150 secondo me è una moto con cui si riesce tranquillamente a viaggiare e mantenere quella velocità di crociera. Sopra diventa complicato. Una cosa di cui ancora non abbiamo parlato è l'impianto frenante. Abbiamo un doppio disco da 320 mm all'anteriore, un disco singolo da 260 mm al posteriore. Direi che è una frenata molto modulabile, questo fa sì che si utilizzi bene anche in fuoristrada, e devo dire che frena parecchio. Secondo me c'è una piccola differenza di qualità rispetto a quelle timbrate Brembo, perché l'avevo sul 690 SMC non per un fatto di frenata, perché la frenata è veramente ottima, ma per quanto riguarda un po' di stridio, un po' di fischi, questi tendono a farlo un po' più facilmente, mentre le Brembo devo dire che erano molto più silenziose. Queste anche da nuove un po' di fischio lo facevano, ecco, diciamo così. Un'altra ultima cosa che notiamo in viaggio è la grande autonomia di questa moto, che può sembrare una cavolata, ma non doversi fermare ogni 200 km per far benzina, ed è veramente comodo perché riesci a mettere benzina la mattina prima di andare a fare il giro, farti la tua bella girata e forse ti fermerai un'altra volta. Non perché non ti piace metterti a far benzina, ma perché non conosci la zona, ti metti a fare un passo di montagna,
non sai quando ci sarà il prossimo benzinaio. Se sai che hai ancora 200-300 km, sei più rilassato rispetto ad avere sempre quei 100 km contati e dover fermarti a far benzina spesso. La moto si comporta veramente bene anche nel divertimento tra le curve. L'ho notato sia in coppia quando ero in viaggio, sia quando sono andato a fare delle girate. Per chi è interessato e vuole approfondire, può trovare sul mio canale sia il video del viaggio, sia altri video in cui ci siamo un po' divertiti tra le curve. Ovviamente, ragazzi, non mi sono messo lì a darvi tutti i dati tecnici della moto, perché ovviamente quelli li potete benissimo vedere in qualsiasi scheda tecnica. Poi se avete qualche domanda me la potete fare nei commenti. Io qui sono più a dirvi le sensazioni di guida e quello che ho provato. Secondo me, ve lo dico proprio francamente, questa è la moto perfetta per il dual sport, per chi gli piace viaggiare e affrontare un po' tutti i terreni, per chi fa i viaggi come quelli che possono essere in Marocco o in Tunisia, in Arabia Saudita, in tanti posti. Questa è la moto veramente perfetta per fare tutto. Non si va nelle mulattiere, anche se qualcuno come Chris Birch di KTM ci va, però noi non siamo Chris Birch, quindi diciamo che comunque se non ci va nelle mulattiere riesci a fare praticamente tutti i terreni. Poi va cambiata la gomma in base all'utilizzo. Attenti che sennò qui andiamo lunghi. Attenzione che qui in discesa si frena veramente poco. Bello salto dopo derapatona. Non è proprio il massimo trovare la municipale in questi posti mentre si dà gas. Un test che abbiamo fatto insieme ad HP Corse, che è un'azienda che fa scarichi, è stato fare uno scarico completamente aperto da gara. Il risultato secondo me è stato ottimo, molta più reattività ai bassi regimi, dove solitamente si ha un po' più di vuoto su questa moto, meno stacco tra praticamente la parte bassa e la parte alta del contagiri. Vi lascio in descrizione vari link, così potete vedere i video che vi possono interessare di più riguardo a questa moto. Vi lascio principalmente il video del viaggio e il video in cui mi diverto tra le curve, così vedete anche come si comporta su strada, e video della moto con lo scarico aperto, che è veramente una bomba. Vi lascio questi tre video in descrizione, così li trovate con facilità. Siamo giunti alla fine di questo test ride, che spero vi sia piaciuto. Penso di aver più o meno detto tutti gli argomenti che potevano interessarvi, ma sicuramente qualcosa mi sono dimenticato, quindi se avete qualche domanda scrivetemela pure qua nei commenti, sarò contentissimo di rispondervi. Spero anche che vi piacciono le grafiche che ho fatto fare da Wob Design, e niente, ci vediamo nel prossimo video. Bella!